Nella Lombardia della seconda metà del Trecento, definitivamente assoggettata al dominio della famiglia dei Visconti, la produzione scultorea reca il segno inconfondibile dei maestri campionesi. Un gruppo di scultori dal linguaggio fortemente caratterizzato, originari della zona di Como e del Canton Ticino, che prendono il nome dalla località di Campione d'Italia sul lago di Lugano da cui molti di loro provenivano, soprattutto di quelli attivi nel 300, e che si erano imposti tra il XII e il XIII secolo come una delle compagini di operatori più attivi nell'Italia settentrionale e anche oltre Alpe. Al passaggio di metà Trecento, i maestri campionesi tornano a imporsi sulla scena regionale, Recuperando quel ruolo egemonico che avevano già avuto all'inizio del Trecento, ma che era stato loro sottratto nel quarto e quinto decennio del secolo dagli scultori toscani approdati a Milano durante gli anni della Signoria di Azione Visconti tra il 1330 e il 1339, in direzione dei quali avevano finito per indirizzarsi le commissioni di maggior prestigio. Si trattava di scultori pisani e eh, anche senesi eh, giunti eh, nella città lombarda al seguito di Giovanni di Balduccio da Pisa, uno dei più aulici e aggiornati scultori allora attivi sulla scena artistica dell'Italia centrale, che si era trasferito a Milano verso il 1335 e che con l'arca di San Pietro Martire per la basilica di Sant'Eustorgio, firmata e datata 1339 vi aveva realizzato quello che può essere considerato, oltre che il maggior capolavoro della scultura lombarda del Trecento, anche il manifesto più significativo della sua personalissima interpretazione del linguaggio gotico, ispirata ai modi di Giovanni Pisano e Tino di Camaino, ma senza le forzature drammatiche del primo e le prosaiche inflessioni del secondo. Un linguaggio squisito e raffinato il suo, fatto di ritmi avvolgenti, di materia cedevole e di delicate inflessioni espressive, ben lontano dalla parlata aspra e inelegante dei maestri campionesi dei primi decenni del secolo, come risulta evidente soprattutto in quelle parti dell'arca di San Pietro Martire, che per la loro originalità di invenzione e l'altissima qualità d'esecuzione, possono essere ritenute autografe, come le bellissime personificazioni delle virtù che sostengono il sarcofago, specie quella della Giustizia, così dolcemente regale nella sua posa sinuosa e ispirata, o della Prudenza, calibrata in un languido avvolgimento di membra e di panni, oppure ancora nella Madonna col Bambino del tabernacolo sommitale, in cui l'impianto monumentale adottato per esprimere la maestà della Vergine Regina del Paradiso è riscattato in direzione di una delicata e dolce affabilità dalla mossa articolazione delle membra, dalla naturalezza delle pose, dei gesti e delle espressioni e dalla virtuosistica trattazione del panneggio orchestrato in un elegante sovrapporsi di lembi e in elastici viluppi di pieghe che danno slancio e leggerezza alla figura. Il recupero, a partire dalla metà del Trecento, di una posizione dominante da parte degli operatori del Lago di Lugano è favorito, oltre che dalla scomparsa di Giovanni di Balduccio, di cui non si hanno più notizie a partire dal novembre del 1349, dal rinnovamento linguistico messo in atto dagli operatori campionesi della nuova generazione. Si tratta di artisti per lo più cresciuti nel clima dominato dal maestro Pisano e che perciò tendono a coniugare la gravitas tradizionale della plastica lombarda con gli stilemi addolciti e decorativi di quest'ultimo approfondendone nel contempo le componenti naturalistiche e inaugurando in tal modo una formula destinata ad ottenere un immediato e durevole successo presso la committenza lombarda. Capofila di questo indirizzo è il maestro della Lunetta di Viboldone, un anonimo scultore formatosi probabilmente nella bottega di Giovanni di Balduccio e attivo come artista autonomo tra il V e il VI decennio del Trecento. Maestro della lunetta di Biboldone, che prende nome dal gruppo della Madonna col Bambino tra i santi Ambrogio e Giovanni da Meda, scolpito verso il 1348 per il portale della chiesa Umiliata di Biboldone alle porte di Milano, in cui la severa espressività e la scraba fermezza della plastica lombarda risultano ravvivate da un'inedita scioltezza di disegno e di modellato. Destinati ad affinarsi ulteriormente nelle opere successive. Tra queste emergono i gruppi statuari scolpiti all'inizio degli anni 50 del Trecento per i tabernacoli sulle fronti esterne di tre porte di Milano, Porta Nuova, Porta Comasina e Porta Vercellina, che concludono l'impresa avviata nel decennio precedente, cioè negli anni 40, dagli aiuti di Giovanni Di Balduccio, autori dei gruppi statuari delle altre tre porte principali della città, porta romana, porta Ticinese, Porta Orientale. Se il prestigio di questa commissione e la sua perfetta riuscita dimostrano il ruolo di spicco assunto dal maestro della Lunetta di Viboldone negli anni che seguono l'uscita di scena del Maestro Pisano, il vero protagonista della scultura lombarda della seconda metà del Trecento è però Bolino da Campione la cui attività estesa sull'arco di oltre 40 anni, dal 1350 circa al 1392 che è la data della morte, esercita un'influenza profonda su molti conterranei, collaboratori, seguaci epigoni che ne ripropongono il formulario e il linguaggio, seguendo negli svolgimenti dall'iniziale rigidezza di impianto verso le formulazioni sempre più naturali e ornate della maturità. Formulazioni che trovano una felice espressione nella serie davvero splendida delle piccole e sorridenti madonne col Bambino realizzate dall'artista negli anni '70 e ben esemplificate dalla cosiddetta Madonna Litta del Castello Sforzesco di Milano, in marmo lisciato come un alabastro, e con tracce di doratura e policromia che ne attestano l'esecuzione per una veduta ravvicinata, forse per l'altare di una cappella di palazzo. Bella e naturalissima nella relazione gestuale delle due figure, l'una quella del bambino che compie l'atto assai raro di scrivere sul libro, l'altra quella della madre che lo guarda con divertito compiacimento, aprendo la bocca in un sorriso che lascia intravedere una fila di denti. La scultura appare ancora esemplata sotto l'influenza di Giovanni di Barduccio nell'articolata, mossa, cedevole e frastagliata orchestrazione delle pieghe del manto che discendono morbide ed eleganti afflosciandosi ai piedi della figura. Al successo dell'artista contribuisce in misura determinante la protezione a lui accordata dal nuovo signore di Milano, Bernabò Visconti, signore della città dal 1354 al 1385, che non solo gli affida alcune delle sue commissioni più prestigiose, come la tomba dei suoi genitori nella chiesa di Santi Ostorgio, oppure quella della moglie, regina della Scala, già in San Giovanni in Conca e ora al Castello Sforzesco, e anche la propria che è mh, di analoga provenienza e attuale collocazione, dicevo non solo gli affida alcune delle sue commissioni più prestigiose, ma ne favorisce anche la chiamata presso altre corti del nord Italia, come quella dei Gonzaga a Mantova, quella dei Carraresi a Padova e quella degli Scaligere a Verona, dove Bonino realizza nel 1375-1376 l'arca di Cansignorio della Scala, cognato di Bernabò, che rappresenta la sua impie... impresa più ardita e complessa. Svettante contro il cielo in uno spettacolare sovrapporsi e ruotare di tabernacoli, guglie e pinnacoli, abitati da una selva di figure sacre allegoriche, l'arca di Cansignoro della Scala reca la sommità l'effigie del defunto, in veste di cavaliere della fede, ritto in arcione su un possente destriero, secondo uno schema che rivisita, in termini più schematici, forse per l'ampio intervento di aiuti o forse per una peggiore conservazione, quello di un precedente capolavoro di Bonino, ovvero il monumento equestre dello stesso Bernabò Visconti, che l'artista aveva scolpito poco prima del 1363 per l'altar maggiore della chiesa milanese di San Giovanni in Conca, che era la sua chiesa palaziale e che dopo la morte del despota nel dicembre del 1385 verrà destinata a coronare la sua sepoltura. Scolpito in un unico blocco di marmo, ad eccezione della testa del Signore realizzata a parte e poi nestata sul tronco, quest'opera è una sintesi compiuta di naturalismo e idealizzazione ed esprime le sue migliori qualità nella modellazione del muso del cavallo, classico e vivacissimo allo stesso tempo nella resa analitica dei dettagli e nella restituzione mimetica dei materiali, metalli, cuoio cotto, epidermide, pelame, secondo un orientamento che prelude ai migliori approdi naturalistici dell'arte dell gotico internazionale. Verso questa stessa temperie gotico internazionale si indirizza la maniera di un terzo protagonista di questa stagione, Matteo da Campione, la cui opera, influenzata in profondità dallo stile ornato di Giovanni di Balduccio, che gli fu forse maestro, non ha tuttavia il riverbero di quella di Bonino, restando relegata presso il Duomo di Monza, di cui Matteo dirige il cantiere dal 1360 fino alla morte nel 1396, e per il quale realizza, oltre alla facciata, ispirata a modelli dell'artista pisano, in particolare a quella di Santa Maria di Brera a Milano, purtroppo distrutta nel 1809-1810, dicevo realizza oltre la facciata anche lo scomparso battistero e il pulpito, ora trasformato in cantoria, caratterizzato da un ricchissimo e complesso programma figurativo. Dalla costola di Matteo da Campione sembra uscire Giacomo da Campione. La cui attività è documentata tra il 1388 e il 1398 nel Duomo di Milano, dove è suo il portale della Sacrestia Settentrionale, realizzato fra il 1390 e il 1395 circa, in cui l'artista intesse un serrato dialogo con Giovannino de Grassi e con il gotico tedesco, aprendo la strada per l'affermazione a Milano del linguaggio gotico internazionale. Ma questa è un'altra storia.